2 anni con la sospensione condizionale della pena per omicidio colposo. È la sentenza del Tribunale di Verbania nei confronti di Jan Keyser, il cittadino olandese imputato per l'incidente nautico nel quale il 19 agosto del 2011 perse la vita Marina Spiridinova, di origine ucraina e residente a Castelletto Ticino. Lo yacht condotto da Keyser si scontrò con una piccola imbarcazione a bordo della quale c'erano la vittima e altri 3 amici. La barchetta affondò in seguito all'impatto, i 3 uomini rimasero feriti, mentre Spiridinova fu colpita da un'elica e riportò ferite letali. Dopo quasi 6 anni e 3 processi, il giudice Luigi Montefusco oggi ha letto la sentenza di primo grado. Giustizia è stata fatta dopo anni di battaglia per questo procedimento, commenta l'avvocato Alessandro Del Tredici, che rappresenta come parte civile, insieme all'avvocato Cristian Ferretti, il compagno di Spiridinova e uno dei 3 uomini rimasti feriti. L'avvocato Giuseppe Russo, difensore di Keyser, annuncia ricorso in appello non appena avrà letto le motivazioni della sentenza. La vicenda giudiziaria era stata da subito complessa. Il primo processo aveva avuto come imputato il conducente della barca più piccola, poi assolto dal GUP. La procura aveva così indagato l'olandese, ma per un errore di forma, dopo le prime udienze, gli atti erano stati rinviati al sostituto procuratore Gianluca Periani. Si era così ripartiti da zero fino alla sentenza di oggi, dopo un confronto tra perizie molto discordanti tra loro. Intanto va avanti la causa civile intentata dal convivente della vittima e da uno dei feriti. La prossima udienza è prevista a settembre.